E improvvisamente domenica ci siamo svegliati, 13.000 persone, tutti razzisti. Così, dall'oggi al domani. Non è, è normale secondo voi? Corcolle, periferia est di Roma. Il Campidoglio è a 22 chilometri, ma sembra lontano anni luce. 13.000 abitanti, quasi 1.500 bambini, 44 etnie diverse. Strade a pezzi, rifiuti abbandonati, nessun pediatra, nessun centro di mediazione culturale. Qui le istituzioni hanno scelto di creare un centro di accoglienza per rifugiati politici. Un gruppo di immigrati ha assaltato un autobus guidato da una donna. L'episodio ha scatenato tensioni e proteste. Nelle ore seguenti, tre africani sono stati aggrediti da alcuni italiani. Non so, penso che gli hanno menato, non so che gli hanno fatto, so questa cosa. Sì. Secondo me hanno fatto bene. Hanno fatto bene? Sì, secondo me sì. E cosa dovrebbero fare ora, secondo te, qua con questi stranieri che sono lì a Via Nova Feltria? Vabbè, non mi sembra tanto difficile. Hanno assalito due autobus, fanno casino, non so adeguati a stare qui, devono andare via. C'è lavoro a Corcolle? No, non c'è lavoro, no. Razzista è lo Stato che fa venire questi immigrati e li lascia così allo Stato brado, senza controllo. Hanno pensato male. Qui siamo proprio abbandonati dal mondo. Qui abbiamo seri problemi e ci portano questi immigrati qui a Corcolle. Sì, però ma chi li controlla? Sempre quello è il problema. Corcolle non piace africano, solo africano. Io mi sono venuto così. Te ti sei trovato bene qua, non hai avuto problemi di integrazione? No, qua non c'è il problema. Qua questo Corcolle è gente molto brava. 2 anni fa Corcolle rischiò di diventare la discarica di Roma. A salvarla la vicinanza della Villa Adriana a Tivoli, patrimonio dell'UNESCO. Oggi i suoi abitanti sentono la capitale lontanissima. Probabilmente Marino non sa neanche che esiste Corcolle. Perché se ne fosse stata a conoscenza sarebbe anche venuto qua a visitarlo. Noi abbiamo problemi di viabilità. Ogni qualvolta piove ci allaghiamo. Cioè non abbiamo un campo sportivo, un centro. Non abbiamo niente. Niente. Avete sentito quanti problemi ci abbiamo? Se tu metti problemi su problemi, poi la gente si rompe, che dici? Marino, per esempio, è stato rieletto anche sulla base di un suo proclama elettorale. Perché lui aveva detto ripartirò dalle periferie, non esisteranno più le periferie. Ma che sta di... lasciamo perdere, non mi fa parlare dei politici. Penso dei giornalisti che quello che hanno scritto, ragazzi, ha detto che siamo come Scampia, razzisti, come Scampia e camorristi, ma che cacchio stiamo a dire? Ragazzi, ma ci hanno massacrato. Se una persona viene qui deve lavorare, perché il lavoro sistema tutto, senza lavoro è la rovina di tutti. A Corcolle si cerca di tornare alla normalità. La vita scorre lenta come la connessione internet del paese. Gli autobus circolano come sempre e una pubblicità appare quasi beffarda, ma forse, senza saperlo, è la sintesi migliore.